Buongiorno, noi ci troviamo in una frazione di Ravenna dove sono al lavoro e lo vedete alle mie spalle le idrovore che stanno raccogliendo l'acqua, in particolare dalle abitazioni e dai campi. Acqua che fino a questa mattina, ve lo abbiamo documentato e raccontato, era ancora davvero alta in tante case. Evidentemente le persone all'interno non erano riuscite neanche a recuperare dei beni, lo vedete. È andato tutto distrutto mentre si continua a lavorare e i campi risultano ancora allagati. Sono 16.000 gli sfollati al momento, mentre si guarda con enorme preoccupazione alle frane che sono già attive e dunque sono state evacuate delle frazioni per questo motivo, e frane che potrebbero attivarsi nei prossimi giorni, ed è per questo che c'è davvero tanta preoccupazione. L'allerta è ancora alta, dunque si lavora davvero senza sosta, sono centinaia i volontari che ancora in queste ore stanno raggiungendo la Romagna della Protezione Civile, sono al lavoro i consorzi di bonifica che sono arrivati da diverse regioni. Ieri il prefetto e il sindaco di Ravenna ci hanno detto che sono in attesa e stanno arrivando anche dei mezzi speciali da altri paesi come la Slovenia, la Slovacchia e probabilmente l'Olanda. Tutto questo per cercare di tirare via quanta più acqua possibile, mentre dove l'acqua già è andata via si continua a pulire dal fango cantine, negozi, possiamo dire davvero abitazioni al piano terra, ne abbiamo viste tante in cui tutto è andato distrutto. E poi c'è la conta dei danni, ancora incalcolabile per quanto riguarda soprattutto il settore agricolo di enorme importanza in questa parte della regione, campi ancora, lo dicevamo, allagati, e dunque mentre le strade sono state ristabilite, è stata riaperta la rete autostradale, sono 600 le strade che sono state interessate da questa alluvione, dicevamo, si continua a lavorare mentre si guarda davvero con enorme preoccupazione a quello che potrebbe accadere e che sta accadendo, e dunque alle frane. Splende il sole da un paio di giorni e questo sta ovviamente rendendo più agevole il lavoro delle persone impegnate, cittadini e volontari. A te.